Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme, il buongiorno di Parole di Vita, il vostro network cristiano che 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasmette la buona novella, la predicazione della parola di Dio, il messaggio dell'Evangelo che proviene dal trono di Dio e arriva direttamente alle vostre case, nelle vostre abitazioni, al vostro cuore. E con il suo dolce e amorevole messaggio, il Signore ancora questa mattina vuole benedire la tua vita, la tua casa, il tuo posto, il posto dove ti trovi, la tua stanza, i tuoi parenti, vuole benedire la tua vita sociale, la tua vita privata, la tua vita sentimentale, la tua vita e i tuoi ragionamenti. Egli è capace di intervenire in ogni area della tua vita e fare un grande miracolo. Dio ti benedica grandemente e grazie per esserti collegato. Benvenuto e benvenuto anche a te, Maria. Benvenuto anche a te, Michele. Che bello quando hai parlato di buona novella. Eh sì. Anche perché quando noi diciamo ho una buona notizia, sì, gli occhi si illuminano automaticamente. Ah sì, dimmi, racconta. Quindi già il fatto che uno ha da dare una buona notizia, vero, già se rallegra il cuore. Vero. E noi siamo portatori di buone notizie, sempre. Anche quando siamo nella tempesta siamo portatori di buone notizie. E vogliamo non mancare stamattina di darti la buona notizia, che se anche tu sei in una fase particolare della tua vita dove sei in una vera e propria tempesta, sappi che Gesù è con te in quella tempesta. Questa è la buona notizia, che il Signore ci aiuta nelle nostre difficoltà, Lui ci sostiene. Quanto meno ce l'aspettiamo, ecco che Lui sgrida, i mari e i venti tacciono e si fa bonaccia. Dio è dalla nostra parte. Tante volte il Signore permette che noi passiamo delle grandi difficoltà proprio per misurare il nostro livello di fiducia. Il nostro livello di fiducia si vede proprio nella difficoltà. Se non c'è difficoltà, non hai modo di misurare, di provare te stesso. Quante volte ci siamo chiesti, ma io sono fedele, ma io ho fiducia in Dio. Anche tu puoi scoprire, è importante misurarsi, eh? Non soltanto che ci misura Dio, noi pensiamo soltanto che Dio debba misurare il nostro livello di fiducia, ma questo serve anche a noi. Misuriamoci intanto nel nostro metodo di misura. Dici, come ho reagito io in questa situazione rispetto a qualche anno fa? Perché se ho reagito in una maniera diversa rispetto a qualche anno fa, vuol dire che il mio livello di fiducia è salito. E quando noi ci mettiamo a fare un viaggio, andiamo a vedere se c'è l'olio, se c'è la benzina, se c'è il gasolio, perché c'è il gasolio. Quindi noi controlliamo che tutto sia a posto. Anche spiritualmente parlando, noi stiamo facendo un viaggio e ogni tanto è buono che quando ci sono le aree di sosta dovute a una mancanza di benzina, e noi controlliamo anche tutto il resto e vediamo se siamo a livello. Vogliamo avere piena fiducia in Dio e vogliamo dire, Signore, insegnami ad avere fiducia in te. Amen. Affinché il tuo cuore si rallegri vedendo che questo figlio realmente si fida, anche se porta turbamento. Non siamo superuomini, eh? Non siamo eroi. Quindi sicuramente quando avvengono delle cose nella nostra vita portano grandi turbamenti, anche Davide diceva. Dio nel mio grande turbamento io ho gridato al Signore, quindi vuol dire che noi siamo turbati, no? Certo. Perché accadono delle cose che portano in noi turbamento, ma dall'avere il turbamento ad avere la mancanza di fiducia ci sta qualcosa di in mezzo, no? Che vuol dire che mancanza di relazione è mancanza di fiducia in Dio. Esatto. Quindi quando noi ci sfiduciamo vuol dire che in mezzo c'è un vuoto, non c'è abbastanza relazione con Dio, non stiamo vedendo Dio in tutto quello che accade. E noi vogliamo dire, Signore, apri i nostri occhi spirituali perché vogliamo vedere te in tutto quello che accade. Amen. Anche nella situazione, alleluia, che oggi sto vivendo, la sto vivendo, questa tempesta, perché Dio mi mostrerà la sua gloria. Alleluia. Vogliamo proprio fidarci del Signore. Fidarci, a questo punto fidarci. Direi proprio che è meraviglioso poterlo ringraziare, ecco, tornare al Padre, se non lo hai fatto ancora. O forse non l'hai pregato da molto tempo, ti chiedo di metterti solo un minuto in preghiera, in comunione con noi e preghiamo insieme il Signore, perché così potremo di nuovo, anche tu potrai di nuovo in questa piccola preghiera, breve preghiera, riallacciare la relazione con il Padre. Signore, noi ti ringraziamo per questo nuovo giorno di vita che tu ci hai dato. Padre, noi ti chiediamo ancora stamattina di farci avvertire tutto il tuo amore, tutta la tua comprensione. Alleluia. In modo particolare, Signore, voglio presentare a te tutte quelle persone che si sentono distrutte, fiacche, Signore, stanche, deluse. Ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, di far scendere la tua pace nel profondo del cuore affinché Amen. Questo terreno, che il nostro cuore possa ricevere la tua parola. Alleluia. Signore,
ti chiedo nel nome di Gesù Padre di operare in tutti quelli che sono profondamente amareggiati in questo momento, Signore, perché forse intorno a loro non vedono te, ma vedono soltanto la cattiveria degli uomini. Signore, e sfiduciati si sono presentati forse stamattina davanti a te con la speranza di ricevere qualcosa, ma noi abbiamo la certezza di ricevere qualcosa da te, Signore. Quindi noi ti chiediamo nel nome di Gesù di parlare ai nostri cuori. Ognuno di noi ha bisogno di una parola da te, Signore. Ti preghiamo urgentemente, Signore, di rispondere alle nostre preghiere con la tua parola, perché la tua parola è un balsamo per il nostro cuore. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Nascondi i tuoi servi, Signore, fa che lo Spirito Santo Alleluia. Si possa esprimere in libertà. Nel nome di Gesù, Amen. Che sia amato e benedetto in eterno. Amen. Amen, gloria al nome del Signore. Il versetto che ci propone oggi il calendario lo troviamo scritto in Proverbi capitolo 27 verso 5. In realtà sono tanti i proverbi, quindi non è proprio un contesto da spiegare. Dice: meglio riprensione aperta che amore nascosto. Sembra quasi un rebus questo versetto, però i proverbi in realtà sono molto saggi, molto ricchi, molto profondo, bisogna scavare a fondo. Allora, la riprensione non è altro che una forma d'amore. Chi riprende ama. Quando ci sono delle persone che dicono: io non ti ho detto, non ti ho rimproverato, no, perché ti amo, in realtà non è un amore nascosto, è un amore un po' più fiacco, può darsi anche che ti ama, ma non è proprio un amore. Faccio un esempio. Se per esempio io amo mio figlio e lo vedo sbagliare, e so che quell'errore lo porta a distruzione oppure lo porta ad avere dei danni in prima persona, non è che io lo amo e dico: vabbè, non gli dico niente perché lui è libero di fare quello che vuole. Perché non è vero amore. In realtà sto amando più me stessa, perché non voglio andare a scontrarmi con mio figlio. Mentre un genitore che ama si presenta e dice: guarda, questa cosa non ha... Quindi usa tutte le sue energie, tutte le sue capacità, no? E rimprovera e ammonisce, perché quella cosa gli sta facendo del male, lo sta portando a perdizione o a distruzione. L'amore vero si dimostra nell'esternare, no? Anche con la riprensione. Quindi chi ti ama veramente vi riprende, però non per distruggere, vi riprende per recuperare. E noi possiamo distinguere chi riprende per distruggere, perché le parole distruggono, più delle pistole. Ci sono gente che ha ammazzato più persone con le parole. Infatti, se andiamo a leggere, specialmente i bambini, a volte. Se andiamo a leggere anche, per esempio, se ci affacciamo un po' sulla cronaca, tutto quello che accade, ci sono tanti che si tolgono la vita perché si sono sentiti mortificati, umiliati. Quindi possiamo dire che con le parole noi veramente facciamo morti e feriti. Però chi ci ama ci riprende apertamente, anche in privato ovviamente. E dobbiamo distinguere bene l'amore, la forma d'amore per eccellenza, perché purtroppo si è fatto un abuso di questa parola. Sì. Ti amo, tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, tu sei mio padre, tu sei come mia madre, tu sei come, come mio figlio, io ti amo, tu sei parte di me, ti amo. Però poi con i fatti si dimostra altro. E questo è il maggior tradimento che una persona può ricevere, proprio a tradire i sentimenti. Noi pensiamo sempre al tradimento, Michele, come un qualcosa di fisico, no? Uh-huh. Ma tradire i sentimenti di una persona che ti ha aperto il cuore è devastante. E soltanto Dio può guarire da quelle ferite. Assolutamente sì. Poi quando si parla di parenti oppure di chi dovresti ciecamente fidarti, e poi questo diventa qualcosa di veramente molto molto grave. Ma la questione sembra concentrarsi sostanzialmente verso coloro che dovrebbero avere la capacità di riprendere con amore. Bene, io innanzitutto vorrei porre l'attenzione su un aspetto molto importante. La parola di Dio, la Bibbia, si concentra ogni volta che lascia un pensiero da parte di Dio, ovviamente quando Dio parla attraverso la sua parola, si concentra sostanzialmente sui sentimenti. I sentimenti con cui si attivano certi processi anche nelle relazioni interpersonali. Anche Gesù stesso metteva sempre costantemente al centro i sentimenti, tant'è vero esatto. Che a causa proprio di questa osservazione di Cristo, lui era capace di vedere al di là delle parole. Lui leggeva i cuori, lui legge i cuori. E infatti la parola di Dio arriva sempre al centro della questione, che sono i sentimenti. Con quale sentimento stai riprendendo? Esatto.
con quale sentimento non stai riprendendo? Il problema a volte è che quando noi siamo talmente, come dire, distratti dal grande sentimento, dal grande amore che possiamo nutrire verso una persona, a volte questo grande amore ci toglie il ruolo di sentinella, ci toglie il ruolo di che può essere in alcune situazioni anche il ruolo da parte di Dio di avvertire di un pericolo, appunto dicevi prima dei figli. E quindi che cosa accade nel meccanismo quotidiano di tutti quanti noi? Accade che utilizziamo una cattiva comunicazione. Noi non sappiamo comunicare e questa problematica ce la riportiamo anche negli ambienti relazionali e anche spirituali. Non mi sto riferendo a quello che noi diciamo a Dio. Noi possiamo andare al Signore senza problemi, possiamo andare a Dio e anche utilizzare parole in dialetto. Dio ci capisce lo stesso, non c'è bisogno. Lo possiamo fare anche con le persone strettamente più vicine a noi, ma dobbiamo fare attenzione perché le parole hanno un valore. E lo dicevamo prima, a volte le parole hanno la potenza di distruggere o di costruire. Esatto. Ci sono molti versetti, appunto proprio nei Proverbi, che mettono in evidenza questo aspetto. Ma quello che questa mattina vogliamo evidenziare è che nella fase di riprensione sono molto importanti le parole unite ai sentimenti. C'è qualcuno, probabilmente, che si avvale di questi versetti per poter dominare su di te e dire: io te lo dico nel nome del Signore, per amore ti dico questa cosa, ma nella realtà, nel sentimento, lei sta cercando di dominarti. O di distruggerti. Questa cosa ti è molto molto chiara, quindi non sentirti in colpa se sei qualcuno che ha ricevuto frasi del genere da parte di qualcuno che voleva dominare e non lo hai ascoltato. Sostanzialmente stiamo parlando sempre di persone dal sentimento sbagliato. Chi invece si approccia a te con un sentimento giusto, e spesso lo trovi nelle difficoltà di ascoltare delle parole, ecco, quelle persone sono le persone che Dio ti manda con una grande riverenza. A volte penso al ruolo dei profeti, i quali hanno dovuto da parte di Dio dire delle cose e hanno speso una vita intera per trovare le parole, il modo, le strategie per comunicarli ai destinatari, nel modo in cui Dio vuole. Perché tu puoi avere la verità in tasca, ma non saperla comunicare nel modo giusto e nel tempo giusto. E questa cosa ti consente di prendere la verità e buttarla via al vento. E allo stesso tempo invece puoi avere la soluzione che Dio ha dato nella tua tasca, e se non sfrutti il momento e le parole che Dio anche ti sta suscitando nel cuore, tu non stai ugualmente adempiendo il comando di Dio e non stai dando onore al tuo sentimento di amicizia, di amore e tutto quello che c'è intorno alla relazione interpersonale. Mi piace porre l'attenzione, anche ieri l'abbiamo fatto, che questo discorso deve abbracciare le nostre relazioni interpersonali, e quello che fa la parola di Dio è sempre mettere le relazioni interpersonali in paragone con quelle che abbiamo verticali con Dio, sempre. E anche oggi mi sembra intravedere l'amore di Dio in queste parole. Esatto, perché Dio riprende la nostra vita non con un amore nascosto. Egli si è aperto e ha manifestato il suo amore per noi, e al momento opportuno si pone al nostro orecchio e dice: caro figlio, se così continui in questo modo, rischi di finire male, rischio di perderti. Concludo dicendo, ultimo passaggio che mi sono segnato, chi ha la possibilità e la capacità e la guida di riprendere un amico, lo sta facendo per conservarsi anche il futuro, il suo amico. Quando tu non riprendi, ti stai facendo sfuggire di mano il tuo amico presente, ma anche il tuo amico futuro. Se Dio ha messo dinanzi a te una persona, un fratello, una sorella, con cui stai interagendo, un gruppo di fratelli, con cui stai interagendo spiritualmente, stai crescendo, stai portando avanti qualche missione, oppure la tua famiglia sta vivendo una ripresa, e quindi che bello, di nuovo i miei figli, i miei genitori, ci parliamo di nuovo, e di nuovo stai alimentando una
nel tuo cuore qualcosa di importante, ricorda che se stai vivendo il momento in cui devi riprendere qualcuno, fallo con l'amore del Signore e nei tempi che Dio ti dice, perché così facendo la tua relazione durerà nel futuro, durerà anche avanti. Molti, nell'amore nascosto di questo versetto, includono il fatto che io ti amo adesso, smetto di riprenderti, ma so che quella riprensione era importante per bloccare un tuo cattivo andamento, e quindi se io ti amo e non ti blocco, ti perderò. Quindi se tu ami veramente tuo figlio, tua madre, il tuo partner, quindi tuo marito, tua moglie, in questo momento devi ancorarti alla possibilità di vivere, continuare a vivere anche in futuro con lui, con lei, e vivere alla presenza del Signore. Il Signore ti dice: sappi ricevere la riprensione, e in alcuni casi ti dice: fa attenzione, non sei il dominatore delle anime, sei la persona che posso scegliere per riprendere. Ma molte volte questo messaggio, che è rivolto a quanti vivono l'orgoglio, l'egocentrismo, l'individualismo, e non accettano le riprensioni degli altri. Quindi viviamo la famiglia di Dio, viviamo la Chiesa, e nella Chiesa instauriamo, non con tutti, è difficile andare d'accordo con tutti, anche perché la Chiesa non è formata, insomma, le congregazioni non sono tutto Chiesa, insomma, ci sono molti anche che non hanno proprio, ci sono gli empi, cioè, nelle congregazioni ci sono molte figure che emergono. Ecco, noi intravediamo, facciamoci aiutare dal Signore nello stringere le relazioni con la Chiesa e ricevere anche quel comfort spirituale giusto dentro il quale Dio può benedirci. E la benedizione a volte passa anche dalla riprensione. Questa parola, riprensione aperta, mi fa pensare a due soggetti. Cioè, uno che riprende e un altro che riceve la riprensione. Sì. Quando invece parliamo di amore nascosto, può anche intendersi uno solo. Che va a parlare con gli altri. Ah, beh. Io lo amo, però quello sta facendo questa cosa, io lo amo per quello che... Michele, ci sono anche queste cose. Quindi ci sono quelli che per amore nascosto intendono non fare la riprensione aperta, ma fare maldicenza. Quindi lo vanno a dire a uno, lo vanno a dire a un altro, perché lo amo, quindi te lo voglio dire, come ci dobbiamo comportare? E poi quella persona che deve ricevere la riprensione, magari secondo loro, deve uno riceve la riprensione, non viene mai a sapere, poi in realtà si fa maldicenza. Attenzione, perché chi presta orecchi a chi fa maldicenza è maldicente anch'esso. Vero. E noi non possiamo dire: ma io non so niente, come me l'ha raccontato, non so niente. Perché se tu stai prestando orecchio a chi fa maldicenza, mi dispiace, sei un grande maldicente anche tu. Signore, liberaci dalla maldicenza, è un problema che sta aumentando sempre di più, anche in mezzo a quelli che si dicono che sono figli di Dio. Ma a volte anche mancanza di conoscenza. Molti parlano, non sanno alla luce della parola di Dio che cosa significa maldicenza. Quindi potrebbe essere uno dei temi delle nostre puntate di approfondimento, perché no? Ma ricordo che una volta la tua donna di fede ne ha anche parlato. Ne ho parlato con il pastore Elio Marrocco, è vero. Che io stimo tantissimo, quindi abbiamo parlato della maldicenza, della calunnia, purtroppo sono cose che tante volte ne ignoriamo, no? Pensando, vabbè, possibile che poi tra il popolo del Signore, tra quelli che dicono che amano Dio, c'è anche questo. Purtroppo la zizzania, ce lo dice la parola stessa, cresce insieme al grano. Ecco perché noi dobbiamo essere attenti, perché non dobbiamo restarne scandalizzati, perché se noi non abbiamo conoscenza di quello che accade, se noi non abbiamo la consapevolezza che possono accadere certe cose, a un certo punto ci prendiamo il nostro troll e ce ne andiamo, perché sono deluso. Quindi prendiamo la nostra valigia e diciamo: non me ne vado di qua perché mi hanno deluso, perché là ho trovato uno che... No, quello era un empio, era una zizzania che stava in mezzo al grano, e tu non devi considerare quella zizzania e affibbiare a tutti il titolo di zizzania. Anche questo è sbagliato. Noi invece dobbiamo avere la consapevolezza che purtroppo possono accadere certe cose,
ma anche di rispetto per la sposa di Cristo. È sbagliato, per esempio, quando tu incappi in qualcuno che addirittura può essere pure un ministro di Dio, che fa delle cose sbagliate e ti delude, e poi tu dici no, questa chiesa, per dire, rivolgendoti alla fratellanza, non ama Dio, oppure è buttando tutti all'aria, no? Respingendo tutti, questo non si fa. Io penso una cosa, e sono fermamente convinta, Michele, che chi tratta male la sposa di Cristo, che fosse un fratello, una sorella, un ministro, si lavora con lo sposo, perché poi a un certo punto lo sposo si alza e difende la sua sposa. Chi ama la sua sposa e non si alza a difenderla se qualcun altro la maltratta? Quindi se tu ti senti in una situazione di maltrattamento, se ti senti calpestata, se ti senti delusa, lascia che lo sposo ti difenda, perché egli veramente ti ama. Se ha qualcosa il Signore da dirti, sicuramente ti riprenderà apertamente con la sua parola. Lo Spirito Santo ti confermerà, perché il nostro Dio è straordinario. Lui non fa i giochetti. Se noi vogliamo pensare, per esempio, Gesù, mentre si è messo a fare la chiacchiera con gli apostoli, ma tu lo sai che Giuda mi tradirà? Ma tu lo sai che Giuda mi tradirà? E si mette a fare tutta la chiacchiera, poi va, ma andiamo a casa di Lazzaro, gli andiamo a dire pure a Lazzaro e Marta e Maria, andiamo a fare un po' di ingiuci pure là. No, il Signore faceva delle riprensioni aperte a Pietro, a Giuda, dice perché mi dà un bacio se poi mi tradisce? Erano aperte le sue riprensioni. Anche quando il Signore tornò, Gesù lo guardò negli occhi, quando lo tradì, lo guardò negli occhi, non parlò con nessuno, non si sfogò con nessuno, era una cosa diretta, il Signore parla direttamente al nostro cuore, anche quando noi sbagliamo, il Signore ci riprende in un modo diretto e aperto a noi direttamente, e noi vogliamo fare la stessa cosa, amiamo a fatti, con azioni, e se qualcuno sta sbagliando, noi glielo dobbiamo dire, anche quando cade in questo laccio, pensando di aiutare altri e hanno la bocca troppo aperta, e diglielo, guarda, se c'è qualcuno che viene da te e dice nell'amore, io lo dico per amore, perché comunque amo quella persona, tu devi avere il coraggio di dire, io non voglio ascoltare queste chiacchiere inutili. Io non voglio ascoltare, dobbiamo noi prendere la posizione di non metterci, di non andarci anche noi a macchiare di questo peccato. A volte sai cosa mi chiede? Delle cose mi toccano un po', mi rendo conto che mi toccano un po' di più, perché in realtà a volte siamo un po' vittime, no? Però è anche per capire, a volte ci sono dei fratelli che non si sentono compresi, degli amici che non si sentono compresi, cioè, ma io come mi devo comportare in questa situazione? Devi affidarti assolutamente al Signore. Amen. Devi Amen. Affidarti a Lui. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, non sono parole fatte, non sono parole scontate, è l'unica cosa che possiamo fare, perché se noi vogliamo difenderci da soli non riusciremo mai. Anzi. Sì, sì. Tornando ad una sintesi, ad un'essenza di quello che ci siamo detti, ricordiamoci che c'è una grossa differenza tra i sentimenti e le parole. Esatto. È necessario mettere a posto. Se le parole non ti vengono, non ti preoccupare, ma i sentimenti sono di estrema importanza. Dio guarda il cuore, ce lo diciamo sempre, eh? Quante volte lo diciamo? In alcuni casi mi è anche capitato di dover affrontare delle situazioni, anche delle conversazioni, anche con dei ministri di Dio, i quali avevano un parlare, hanno sempre, spesso, molti di noi lo facciamo, un parlare che non è corrispondente al pensare. E viceversa, pensare che non è corrispondente al parlare tante volte. E a volte capita anche che la riprensione, alcuni di questi ministri la manifestano sul pulpito, che questo è sbagliato. Io vorrei tantissimo invitare i nostri amici, anche i nostri amici leader, pastori, ministri, ad avere una relazione con i credenti. A volte i credenti hanno proprio bisogno di parlare con i propri pastori, con i propri riferimenti spirituali, e il pulpito lo lasciamolo allo Spirito Santo, il quale ha da dire tante cose a tanti altri, non solo a una persona che ha bisogno di riprensione. Certo, può succedere anche che proprio non c'è rimedio in quel caso lì, come la parola di Dio ci insegna, subentra il consiglio degli anziani. Mi rendo conto che questo consiglio degli anziani, benedetto consiglio degli anziani, non esiste in molti contesti. Abbiate, cari amici che frequentate queste chiese, senza dei riferimenti collegiali, abbiate a pregare al Signore, dite: Signore, aiutami a comprendere qual è la chiesa che tu vuoi che io frequenti, perché ci sono molte situazioni fuori dal controllo dello Spirito Santo, proprio in virtù del fatto che si concentra tutto
tutta la decisione, tutto il messaggio, tutto quanto ad un'unica persona, che fin quando è guidata da Dio vanno bene le cose, il Signore benedice, ma quando comincia a perdere i colpi, poi ti potresti ritrovare seduto nei banchi di un club e non più di quella che hai sempre considerato, anche con tono sentimentalistico, la tua chiesa. Quindi cominciamo a mettere in discussione ogni area della nostra vita. Ecco, potrebbero prendere i miei amici pastori in questo momento, che vivono questa difficoltà, una forma di riprensione che viene da parte del Signore, aperta, più aperta di questo, da parte del Signore. Vi dico veramente, abbiate cuore di istituire un collegio, che è importante. Con la conduzione collegiale della Chiesa è il prototipo che Dio ha stabilito, e così facendo c'è sicuramente una maggiore efficacia in quello che il Signore mette anche nel vostro cuore, che rimane una cosa che viene da Dio. Però è necessario non avvilire le pecore che hanno bisogno di acqua con altro cibo, e quelle che hanno bisogno di cibo con altra acqua. Insomma, è necessario anche consentire allo Spirito Santo di muoversi nella libertà all'interno della congregazione locale. Ringraziamo il Signore per questo tempo, mi raccomando, mettiamo in discussione la nostra vita, la presenza del Signore, anche proprio intaccando le nostre convinzioni. Quante volte abbiamo detto io sono convinto di questo, quindi a volte parliamo come se fossero le nostre convinzioni una verità su cui basare tutta quanta la preghiera, la vita, e dimentichiamo che l'unico pilastro eterno, stabile, che non cambia mai, è Dio. Quindi dobbiamo spostare, o spostiamo la base, la mettiamo sulla roccia, o aggiungiamo la roccia, che è la D davanti al nostro io, e risolviamo le cose, perché noi non possiamo fare nulla senza il Signore. Noi non possiamo fare nulla, abbiamo bisogno di rispettare, onorare colui che ci ha salvato, e anche gli altri, anche che i nostri fratelli possano vivere una relazione. La relazione della Chiesa è qualcosa che Dio ha stabilito in un modo meraviglioso, è il cielo in terra, l'ambasciata di Dio sulla terra. E non mi sognerei mai di pensare che nell'ambasciata di Dio sulla terra accadano cose strane come queste. Quindi è necessario proprio che noi mettiamo in discussione noi stessi e cominciamo, perché no? Mi è piaciuto una volta, in un periodo preciso, mi ricordo che ho avuto possibilità di parlare con un pastore, il quale diceva: guarda fratello, io sento da parte di Dio di dover istituire degli anziani nella mia comunità, nella comunità che pastura, è un pastore, però avrei bisogno di comprendere da dove iniziare, io non riesco, preghiamo insieme. Ora, a parte questo incontro e queste parole di questa persona carissima, che io ho stimato sin da subito, ma sono stato colpito dalla capacità di mettere in discussione sin anche la struttura che aveva ereditato dai padri per fare chiesa. Quindi quest'uomo è stato benedetto da Dio, è benedetto da Dio, e anche i membri della sua comunità sono benedetti da Dio, proprio perché è stato capace di mettere in discussione l'assetto religioso con cui portava avanti la comunità, spostandolo da quello religioso a quello biblico. Così facendo, la riprensione, l'incoraggiamento, il discepolare avviene in modo più naturale e passa attraverso una collegialità. Questo è quello che Dio si aspetta, altrimenti non avrebbe chiamato 12 apostoli, bastava soltanto uno e poteva portare avanti la situazione. Dio è Dio, può fare ogni cosa, no? Ce lo diciamo sempre. La Chiesa è costituita da uomini e donne che non hanno tra loro una gerarchia, non c'è una gerarchia tra questi uomini e queste donne, e se il Signore suscita, uomini e donne mosse dallo Spirito Santo, se il Signore suscita qualcuno di parlare da parte sua nella tranquillità di una famiglia, l'uomo e la donna, dai sentimenti di Dio, deve avere la possibilità di farlo. E se questo uomo e questa donna non è un pastore, deve avere la tranquillità di farlo. E se il fratello diacono ha detto al parcheggio, alla guardia del parcheggio delle auto, deve avere la libertà di farlo. E se la sorella che è nel turno della stanzetta di cura dei bambini durante il culto, deve avere la libertà di farlo. Tutti alla presenza del Signore siamo mossi dal medesimo spirito e dobbiamo muoverci nella revisione, nella riforma
dei nostri sentimenti, dobbiamo riformare i nostri sentimenti alla presenza del Signore. Gloria anche i sentimenti di Dio sono santi. Alleluia. Uno degli attributi di Dio che viene ripetuto più volte nella Bibbia è santo, santo, santo. Amen. No? Amen. E pensiamo che poi l'amore non c'entri nulla, invece l'amore è santo. Amen. Di Dio. Amen. Alleluia. E quando parliamo dell'amore di Dio dobbiamo parlare di un amore santo che non è sporco della nostra umanità, che non, e non dobbiamo sporcare il nome dell'amore di Dio. Alleluia. Questo attributo che distingue Dio in un modo straordinario. Alleluia. Perché Dio è amore e con l'amore, l'amore è paziente. Se qualcuno non conosce il testo di Corinzi 13, allora va a leggere, vedete tutti gli attributi, tutti i frutti dell'amore: l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore crede ogni cosa. Quindi l'amore di Dio che è santo, vediamo proprio un sentimento pulito. Vogliamo dire, Signore, guarisci i nostri sentimenti. Che stamattina possiamo fare proprio questa preghiera: Signore, guarisci i nostri sentimenti, perché noi vogliamo amare come sei amare tu, e non vogliamo usare questa parola che ti appartiene, perché le cellule di Dio sono amore, è fatto d'amore, se possiamo dire, lasciatemi passare questo termine. E se noi prendiamo in prestito questa parola che descrive il nostro Dio, la dobbiamo usare bene e non male. Non dobbiamo fare un abuso della parola amore, ma la vogliamo trattare com'è, perché Dio è santo, l'amore di Dio è santo. E quando parliamo di Dio, quando mettiamo l'amore di Dio, per carità, che nessuno commette il peccato di nominare il nome di Dio in vano, perché anche questo è nominare il nome di Dio in vano. Quando diciamo, quando facciamo delle cattiverie, o si dicono delle cattiverie o delle azioni sbagliate, ce l'ho fatto aiutaci, per amore, padre. Stiamo sporcando di fatto l'amore quello santo. Che è l'amore santo di Dio. Amen. Dobbiamo santificarci in tutte le aree. Non ci preoccupiamo soltanto dell'esteriore, molti si preoccupano soltanto del vaso fuori, però in realtà non si stanno preoccupando del dentro, se è pulito. E noi vogliamo dire, Signore, aiutaci a guardare dentro, non come appariamo fuori, tutti carini, tutti bellini. C'è anche il verso dopo che dice che chi odia dà abbondanza di baci. Sono quelle persone che sembrano sempre così carine, sai, sempre così carine, l'abbondanza di baci, tutte smilate, tutte carine, proprio a vedere ti odiano, dentro c'hanno proprio il marcio. Vogliamo pregare, Signore, guarisci prima i nostri sentimenti e poi, Signore, guarisci i sentimenti di quelli che sono intorno a noi. Perché hai detto bene, Michele, alla base di tutto qui c'è proprio un problema di sentimenti. Sì. Quindi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo assolutamente di intervenire, perché dal cuore che viene il male, che viene il bene, il nostro cuore è una sorgente. Saremo giudicati anche per i nostri sentimenti. E noi saremo giudicati per i nostri sentimenti, non tanto per quello che facciamo, ma per come lo facciamo. E se solo vogliamo ricordare la vedova che mise i due spiccioli nella cassetta, c'è scritto che il Signore vedeva come. Alleluia. Come fai le cose? Come spendi il tuo tempo del Signore? Il come, non il quanto. Noi siamo questa brutta abitudine di misurare la quantità, non dico quanta roba ho fatto, quante cose ho fatto. Poi in realtà il Signore non gli interessa. Grazie, Padre. Il superfluo, gli interessa tu quanto come glielo offri. Noi vogliamo dire, Signore, santificami. Amen. Dentro. Amen. Fa che veramente ti possa amare di un amore santo e che Amen. Possa parlare di questo amore santo e che possa trattarlo per come è santo. Amen. Amen. Vogliamo dire, Signore, aiutaci veramente a parlare bene e a considerare, avere un'alta considerazione la tua santità. Perdonaci, Signore, Amen. Per tutte Amen. Le volte che abbiamo sporcato il tuo nome. Noi vorremmo pregare adesso, quindi sì. Portiamo le nostre richieste al Signore. Quanti volete, potete scrivere la vostra richiesta di preghiera a questo numero. Noi leggeremo tra poco qualche messaggio, ma poi continueremo a pregare anche dopo. Intanto vogliamo continuare a pregare. Oggi giovedì abbiamo questa sera alle ore 20 il culto classico, come tutti i giovedì, qui sulla nostra rete televisiva Parole di Vita, alle ore 20, in diretta da Polla, il pastore Cataldo Petrone con il culto del giovedì. Ora, detto questo, vogliamo subito pregare e dare la possibilità a quanti hanno chiesto, hanno fatto richiesta. Io ti sono arrivato tanti ringraziamenti per il Signore. Amen, gloria a Dio. Tante persone che hanno risposto, che il Signore è intervenuto, veramente, gloria a Dio per tutte Amen. Le risposte che abbiamo ricevuto. Anche noi, il nostro cuore si rallegra, prendiamo ancora più forza, no? nel pregare, nel presentare al Signore, perché ci sono
le risposte. Amen. E noi vogliamo ringraziare il nostro grande Dio. Vogliamo aggiungere anche le richieste di intervento, ovviamente. Molto bene. Allora, vogliamo pregare e anche ringraziare il Signore come sta assistendo la Chiesa nelle zone alluvionate. Stiamo ricevendo dei messaggi. Grazie, sì. Stiamo anche vedendo la mano di Dio in assistenza. Ringraziamo il Signore per la Chiesa. La Chiesa tutta ha bisogno proprio di essere incoraggiata e la Chiesa si sta muovendo. In questo momento dobbiamo pregare per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Non le mura. Non pensate che la Chiesa, ovvero le mura, si stiano muovendo. Attenzione. Si sta muovendo la Chiesa. La Chiesa è fatta di uomini e donne, non delle mura. Bene, ora vogliamo pregare, portare al Signore le nostre preghiere. Appunto, le abbiamo già citate qualcuna e vorrei leggere. C'è Edoardo in questo momento, chiede continua presenza del Signore nella sua vita, nelle diagnostiche di questa mattina. Ancora c'è Antonella che chiede di pregare, fa una richiesta di preghiera. C'è ancora, ancora ci chiedono di pregare per il piccolo Andrea. Noi continuiamo a metterlo alla presenza del Signore. C'è Giacoma, poi c'è Giovanni, Cettina, noi preghiamo Cettina, c'è Alberto, Angela, noi stiamo continuando a pregare per te. Antonella, vogliamo portare tutte queste richieste. Non possiamo leggerle perché sono messaggi lunghi, in alcuni casi anche con qualche elemento che non può essere condiviso, ma intanto noi vogliamo presentarlo alla presenza del Signore, che è colui che conosce e sa come intervenire e con chi si rivolge a Lui. Quindi vogliamo pregare il Signore. Grazie. Amen. Dio. Signore, noi ti ringraziamo alla fine di questa diretta per come Tu hai parlato ai nostri cuori. Padre, aiutaci a ricevere nel cuore, Signore, la Tua riprensione, la riprensione che viene da Te. Aiutaci, Padre, ancora ad avere un giusto sentimento nelle relazioni, soprattutto quando dobbiamo comunicare una riprensione da parte di Dio. Da parte Tua. Signore, grazie per questi bisogni che Tu hai fatto emergere attraverso le richieste dei nostri amici. Ti chiediamo di intervenire, Signore, toccali ovunque loro sono e quanti in questo momento avrebbero voluto scrivere la loro richiesta al numero, ma non possono, perché probabilmente stanno in delle situazioni in cui forse in un carcere dove non possono interagire, oppure in una stanza d'ospedale e stanno ascoltando e non possono interagire. Toccali, Signore, nel nome prezioso di Gesù. Raggiungi quella delusione con cui si sono svegliati, quel problema che ha tanto gravato nella loro notte. Benedicili, Padre, ti chiedo nel nome prezioso di Gesù di toccare tutti i nostri amici che in questo momento fanno richiesta di intervento fisico e anche relazionale. Nelle relazioni, Signore, intervieni in modo potente. Raggiungi, Signore, ogni famiglia distrutta che in questo momento si sta rivolgendo a Te, ogni relazione madre, padre, figlio, Signore, qualsiasi relazione che in questo momento stanno portando alla Tua presenza, intervieni in modo potente, Signore, e ristabilisci i sentimenti. I sentimenti, Signore, questo è quello che Ti chiediamo. Aiutaci a vivere, Signore, una rivoluzione di sentimenti, una riforma dei sentimenti. Abbiamo bisogno, Signore, di entrare e amare di più coloro che Tu ci metti dinanzi come Chiesa, come la Tua Chiesa, appartenere al Tuo corpo, Signore, quando questo lo affermiamo stiamo praticamente dicendo essere pronti a crescere insieme al gruppo di persone che Tu ci hai donato affinché possiamo fare la Tua volontà anche operativa all'interno del posto, del luogo geografico in cui ci hai calati. Padre, aiuta quel gran numero di credenti che non riescono a trovare una famiglia spirituale, benedicili in modo potente affinché possano presto scoprire la benedizione che hai dato alla Chiesa. Benedicici, Padre. Grazie, ancora Gesù. Nella programmazione di oggi ogni cosa la Tua presenza nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Grazie Padre. Noi ringraziamo il Signore per come anche oggi ci ha benedetti. Amen. Sicuramente ci ha dato delle indicazioni nuove e noi le vogliamo raccogliere tutte, anche quando sono indicazioni che a volte urtano la nostra sensibilità. Però noi sappiamo che Dio ci ama e ci riprende apertamente. Amen. Dio vi benedica, ci vediamo in replica se volete subito dopo. Alle 13 circa. Domani mattina alle 9:30. Pace e shalom.